necessario occultarmi qui. Ecco Ivar. E c'è Albert? Io credo di sì. Lieve odore erboso. Ivar, c'è Albert. Salute, Eivor. Stavo dicendo al principe che oggi Thor è con noi. La vittoria è certa. Dunque, qual è il tuo piano? Il bastardo di Ynir è a capo del villaggio. Mostriamo a questa gente cosa accade a chi si piega ai britanni. Facciamoli a pezzi, riduciamoli in cenere e tagliamo la gola di Ynir. Giusto, ragazzo? Desidero essere valoroso, non crudele. A tagliare le gole ci penserai tu. Fumo e fiamme alimenteranno il desiderio di pace di Rodri. Ynir non è importante. La pace è per i poppanti, ma fa come credi. Ah, ho il sangue che ribolle. Attacchiamo ora e lasciamo una scia di sangue. Un approccio furtivo ci darebbe più tempo. Ah, preferisco rumore e furia. Ma fa quel che devi. Meglio agire in silenzio. Non ha senso attirare su di noi ogni soldato britanno. E io dovrei restare qui a spavare come l'idiota del villaggio ad aspettare te? C'è, Albert. Ascolta i racconti di questo vecchio e ripulisci la sua bava. Non sono un tipo paziente, Eivor. Falli fuori in silenzio. Potrei raggiungerti come ho fatto alle Decester. Resteremo qui a disegnare rune nella terra. Ma non metterci molto. Mi sto scaldando. Basta! Avrò il loro sangue! Ivar! Te, Ivar, sei un cane rabbioso. Forza, arrenditi! Accattamperi e fermassi a noi!
Eivor! Hai visto, Geolbert? Ti sono cresciute le palle! Rendo grazie per la vittoria e chiedo perdono per le vittime. No, Geolbert, il tuo dio mi annoia. Ridi un po', abbiamo vinto! Non mi sono divertito per niente, Ivar. Io ed Eivor siamo nati per questo, ragazzo. La danza di spade, il sangue, le... Un tempo qui c'era un villaggio di gente innocente. Che lavorava, imbrogliava, tradiva, beveva, rideva. C'era vita. Lo abbiamo dato alle fiamme. Uomini sono morti, altri fuggiti. Un villaggio divenuto cenere. Avanti! Siamo Norreni! È la nostra vocazione! Geolbert, vorrei sapere che cosa ne pensi. Sei felice della nostra vittoria? Io... credo di sì. Vorrei avere presto notizie di Rodri. Cosa intenderà fare? Vedrà le fiamme. Saprà che Westbury è un mucchio di cenere. Quella pustola infetta dice che solo un drago può ucciderlo. Presto vedremo se è vero. Cerchiamo la pace, Ivar, non la vendetta. Se non vuoi accettarlo, puoi tornare subito a Repton. Tu non conosci Rodri come me, Eivor. Non sai che razza di viscido bugiardo può essere. Ora basta, però. Mi serve un momento di calma. Ti serve bene. No, Ivar. Vera calma. Una ritemprante camminata nei boschi. O un po' di pesca. Vi va di pescare? Pescare, eh?
Cerchi una pozza calda in cui inzuppare il verme? Ho visto un piccolo stagno. Venite. Potremmo prenderci un attimo per rilassarci. Ci siamo quasi. Pescare non mi piace. Dove sta la sfida? È impossibile che il pesce mi uccida. Davvero molto pesce. Porta la riva. Bravo, Eivor! Un'anguilla! Per ora bastano. Il vescovo d'Eorlaf sarà felice. Raccontiamo a Ivar della nostra pesca. Ho voluto più tempo che arrazziare il villaggio. Abbiamo anguille per un banchetto. Il vescovo ne sarà felice. Ecco che arriva il virtuoso. Pescatore di anime, non è vero? Vescovo, salute! Abbiamo gli ingredienti per una zuppa. Grazie, Ceolbert. Ma ho il cuore triste. Molte case sono bruciate. La ricostruzione sarà lunga. Avresti dovuto vedere Ceolbert combattere. Sarà un Aldermanno con le palle, temerario e feroce. Dovrei essere invece giusto e retto, ma apprezzo le parole. Ho inviato un messaggio ai britanni. Prego per la pace con Re Roderick, malgrado l'assassino del re. Ha giocato a nostro favore. Guardate dove siamo. I britanni implorano come lattanti. Abbiamo incendiato il villaggio, sì. Ma la pace non è garantita. Per vincere serve un'altra abilità. La moderazione. Le prossime mosse sono decisive, miei lord. E dopo quanto è accaduto a Watford, credo che Ivar non debba partecipare. Che cosa? Dopo tutto ciò che ho fatto, dovrei abbassare la testa? Il buon vescovo ha ragione, Ivar.
Tu sei un guerriero, non certo un pacere. Fottiti, morso di lupo. Io conosco Rodri e so di che giochetti è capace. Io ti ho avvertito. Se sentirai un mio peto, sarà il mio saluto al bastardo. Hai ferito il suo orgoglio? Se sai come le mie, suggeriscimi la cura. Il suo orgoglio è problematico e la sua rabbia è imprevedibile. Ma un animo sì c'è. Ah, penso che catturerò un cinghiale. E lo farò allo spiedo con lui, ascoltando le sue storie di guerra. Ne sarà felice. Vescovo, dobbiamo prepararci all'arrivo di Rodri. Raduna gli uomini e prepara un campo qui. Pace o sarà guerra, è presto per dirlo. Attenderemo. Detesto attendere. Il tempo è passato. Di qua, alla grande quercia. Dov'è Ceolbert? Per essere presente in qualità di futuro aldermanno. È andato a caccia. Di cinghiali. È passato un po' di tempo, no? Non possiamo aspettare. La pace va decisa ora. Di Angarad, salute. Veniamo a parlare di pace. Siamo lieti di saperlo. Ma dov'è il vostro grande re? È rimasto al castello su mia richiesta. La sua presenza poteva scatenare il tagliagole Ivar. Il tagliagole è chiuso nella sua tenda. Entrambi temevamo i nostri compagni più bellicosi. Sembra che siamo in sintonia. Un eccesso di cautela non è mai dannoso. È un buon segno. Forse dunque riusciremo a porre fine alla guerra e a tutte le sofferenze. E la tua proposta? Ritireremo i nostri soldati nei legittimi confini delle nostre terre. Chiediamo solo alcuni giorni di tempo per organizzare la partenza dal castello di Castor. In cambio, voi cesserete le ostilità a partire da ora. Sono termini generosi. Abbiamo una tregua. E sia. Bene, un negoziato rapido e pacato. Dio sia con te e con il tuo re, Lady Angarad. Salute a voi. Ci siamo sfidati in guerra. Ora ci rispetteremo in pace. Sono confuso, Eivor. In un battito di ciglia un ciclo di sangue e morte si è concluso. Hai percorso un cammino difficile, vescovo. Se Olbert deve ricevere la buona notizia, andrai tu a dargliela. Andrò a cercarlo. Dove è andato Ceolbert? Qualcuno deve saperlo. Gli spostamenti del principe. Chiedi a qualcun altro. Sto cercando Ceolbert. L'hai visto? L'ho visto affilare punte di freccia. Ivar, è fatta. Pace, eh? E adesso tutti se la staranno facendo sotto per la gioia. Se non gioia, sollievo. Hai visto Ceolbert? Voglio riferirgli la notizia. Mi ha chiesto di accompagnarlo a caccia, ma non ero dell'umore. Avete visto Ceolbert? Mio fratello l'ha visto.
braccio di un pesce, vero? Ha celebrato la pace. Molto impegno. Sveglia. Dov'è Ceolbert? Ceolbert? Nessun altro ha visto Ceolbert. Soltanto lui, Drengre. Dovrai aspettare che si riprenda. Si ubriaca spesso, così? Per gli dei, certo che sì. Due volte a settimana, a volte per tre o quattro giorni. E due volte la domenica. E cosa fai quando vuoi che si riprenda? Tienitelo per te. Ma quando mi serviva sveglio con urgenza, l'ho buttato in un lago. Farò un tentativo. Ci deve essere un modo per svegliarlo. Questo è davvero un colpo basso! Sto cercando Ceolbert. Chi? Il giovane Sassone? Il futuro Aldermanno, sì. A quanto diceva, aveva intenzione di catturare una bella preda per Ivar e gli altri. So che è andato a caccia, ma dove? Vicino all'imbocco di una caverna, mi pare. Risali il fiume verso il monte a sud di qui. So da dove iniziare. Grazie. È successo qui. È un brutto segno. L'arco di Ceolbert. A terra.
impronte e sangue, non di un cinghiale. Un lupo che stava trascinando qualcosa. Per Freya. Sei vivo. Io... Non sforzarti. Sei gravemente ferito. Un drago sull'Elsa. Dei. Lo stemma bretanno. Respira, ragazzo. Non ti rimane molto. Ti riporterò indietro per l'ultimo saluto. Posso portarti dagli altri. Farò piano. Eivor, io... Piano, piano, Gelbert. Presto saremo tra amici. Ecco, così saremo più veloci. Respira, Gelbert. Ci siamo quasi. Cos'è successo? No. No! Sciocco ragazzo, che hai fatto? L'ho trovato in fondo a una caverna, straziato dai lupi. Ivar. Piano ragazzo, piano. Ivar. Dammi un'ascia, presto, sbrigati! Ivar è morto. Un'ascia! Il suo dio lo accoglierà comunque, con o senza ascia. Vada al tuo dio, ragazzo. Canterò per te nel Valhalla. Non è stato un lupo. Sono stati i britanni. Aveva questa lama nel petto. Un pugnale britanno. Rodri! Ma perché? Hai ucciso suo fratello. Credevi davvero che non si sarebbe vendicato? Te l'ho detto che ero un bugiardo. Non ha mai mirato alla pace. Voleva il sangue. Vescovo d'Eorland, da questa parte. Ora della fortezza non lo salveranno. Ti affonderò questo pugnale nel petto. Saremo rapidi allora. Attaccheremo prima che Rodri possa esultare. Niente pietà stavolta. Hai risparmiato Leofrid, quel sacco di sterco. Non risparmieremo Rodri. Lo prometto. Dio del cielo, cos'è successo? C'è Albert. Ucciso. Che il Signore ti liberi dai peccati, ti salvi e ti elevi. Fate avere il suo corpo al padre. Vorrà una sepoltura cristiana. Lady Angarad ha detto che Rodri è rintanato nel castello di Castro. O ha mentito o se l'è lasciato sfuggire. Ma ad ogni modo lo scopriremo. C'è un posto vicino alla fortezza dove accamparsi. Perlustreremo la zona. Aspetta finché non torno. Bene. E ricorda. Da
Lascia Rodri a me. La barba di Rodri deve guardarsi le spalle.